Sulla chat Telegram del circolo anarchico, la faglia di Foligno sotto a una notizia con la foto del procuratore di Perugia Raffaele Cantone, è comparsa la notizia dell'audizione ieri in commissione al Senato del procuratore che ha toccato anche la vicenda di Alfredo Cospito e sotto un commento anonimo ce lo ricorderemo. Sono in corso indagini della DIGOS di Perugia, un'informativa sarà inviata a breve alla Procura di Perugia. Cospito è stato coinvolto in un'indagine condotta a Perugia per aver istigato azioni anarchiche dal carcere, dove si trovava già per altre vicende. Cantone in Senato ha spiegato che la procura non aveva chiesto l'applicazione del 41 bis, ma gli elementi dell'inchiesta sono stati valutati per l'applicazione del regime di carcere duro. La Procura di Perugia ha adottato cautele particolari nell'utilizzo del Trojan, si richiede il visto preventivo da parte del procuratore. E dal punto di vista numerico, le intercettazioni fatte con il Trojan sono marginali e legate a indagini di terrorismo, criminalità organizzata e corruzione. Vorrei ricordare che la Procura di Perugia ha emesso un'ordinanza cautelare per Cospito che è stata valutata come uno degli elementi per applicare il 41 bis. Lo ha detto il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, in audizione davanti alla Commissione Giustizia del Senato. Lo è stata, ha spiegato Cantone, perché noi contestavamo specificatamente l'ipotesi di istigazione a delinquere fatta mentre era in carcere.